Siamo al martedì, la preparazione della Virtus Ragusa ha avuto qualche intoppo in vista della trasferta di Milano contro l'Arese, c'è stato qualche problema quest'oggi, pare che Mallamane ci ha avuto qualche punto di sutura. Già ne sai qualcosa? Notizie del pronto soccorso sono già arrivate? Non sono arrivate, però da quello che era il taglio riportato al dito della mano sinistra pare che sicuramente ci volessero almeno 4-5 punti di sutura. Purtroppo andando in contropiede uno dei ragazzi è andato sull'anello, si è schiacciato, forse l'anello poco affidabile perché pare che fosse difettoso, il tabellone non ha retto l'urto e quindi si è frantumato, per cui chi stava sotto ha subito un po' questi vetri in testa e quindi proteggendosi si sono malamagi, ha portato delle piccoli tagli alla mano sinistra, quindi penso che qualche punto di sutura ci vorrà senz'altro. Il segretario della CGL, Licitra. Si sta verificando una situazione di disparità in Sicilia perché alcuni comuni, alcuni enti locali hanno applicato questa indennità pregressa in senso più favorevole ai dipendenti e altri no. Praticamente è un assurdo, in quanto con lo stesso contratto che dovrebbe tendere a perequare tutti i dipendenti ci troviamo invece in una situazione completamente differente. Signor Caruso della UIL, segretario della UIL. Della Puglia in maniera inequivocabile ha detto che questa anzianità pregressa che si calcola sugli scatti, va bene, e sulle classi, era stata, diciamo, questo articolo erroneamente interpretato e si era fatto un calcolo sulla base dei 24esimi di anni, mentre che doveva essere calcolato sulla base dei 12esimi. Da qui evidentemente molte altre amministrazioni sono già partite, anche in Sicilia, Trapani ha già pagato, Palermo ha deliberato, va bene, e quindi anche noi quindi adesso abbiamo. Chiediamo questa correzione di questo errore e credo che non se ne possa fare a meno se si vuole mantenere in termini omogenei il trattamento economico di tutti i dipendenti degli enti locali, non si possono creare queste sperequazioni. Noi abbiamo interessato i nostri amministratori, i quali hanno un pochettino tentennato. Ci hanno dato prima una prima comunicazione di disponibilità, ma questa disponibilità era soltanto sulla carta. Adesso stamattina siamo stati convocati e dalla convocazione avuta col Presidente, il Presidente ha detto che ha riunito immediatamente la Giunta per sottoporre una schema di deliberazione che poi vuole sottoporre anche ai capigruppi consigliari. Quindi... Zingaro, consigliere provinciale del Partito Comunista. Ma io credo che lo sciopero di oggi sia uno sciopero sufficientemente motivato. Penso che l'atteggiamento dell'amministrazione sia un atteggiamento estremamente criticabile, ma d'altro canto l'amministrazione continua ad assumere gli stessi atteggiamenti delatori che assume anche con le altre, con gli altri problemi che riguardano le categorie più disparate, se vogliamo inadempiente magari rispetto alle stesse istanze avanzate dagli artigiani, per dire, o gli agricoltori, così. Cioè dire, c'è tutto un cumulo di ritardi che poi caratterizza il comportamento di questa amministrazione. Proviamo con i responsabili tecnici della Aurora Giaratana, Gaetano Reale. Diciamo che oggi le ragazze hanno dimostrato per la seconda volta consecutiva un gioco di squadra un po' più competitivo, non si sono abbattute nei momenti di scoramento perché effettivamente la loro numero 15, la Caccamo, era scoraggiante perché è riuscita a passare sempre. Il futuro è da ricercare nel lavoro che noi conduciamo in palestra ogni giorno e speriamo nella crescita di queste ragazze ancora che ci stanno dando tante soddisfazioni. Ma se la Camera vota la fiducia vuol dire che il Parlamento, che esprime la sovranità del popolo, ritiene che questo governo meriti la fiducia e noi riteniamo che questo governo è nell'attuale situazione un punto di equilibrio
Diversamente sarebbe difficile assicurare la governabilità al nostro Paese. Abbiamo la protesta del movimento operaio e sindacale è assolutamente necessaria, perché bisognerà ritoccare profondamente la finanziaria. Le nostre buste così vengono ad assottigliarsi, venendo a mancare anche le proposte, le cose che ci hanno promesso a livello nazionale. Io intanto non sono pessimista, per natura e per cultura sono un ottimista inguaribile. Credo molto nella forza del movimento, credo che i lavoratori di questa provincia hanno da sempre avuto la capacità politica, la forza di mobilitazione, capace di incidere e trasformare la realtà. L'hanno fatto sempre, riusciranno ancora questa volta. Grandi modificazioni sociali, grandi modificazioni produttive, tecnologiche e così via, che hanno determinato anche difficoltà nel sindacato in rapporto a questi processi di trasformazione e alla necessità di fare i conti non solo con questi processi di espulsione di manodopera. Ci sono elementi di corporativizzazione nella società che finiranno, se agevolate, col privilegiare la logica della giungla, cioè vince il più forte. E vince chi riesce ad essere piazzato in posti di lavoro che danno grande risonanza a qualsiasi azione di sciopero. Vice sindaco appunto di Comiso, Salvatore Zacco. Eh sì, non potevamo rimanere spettatori passivi in presenza di un avvenimento storico come questo del 7 dicembre. Che si svolgerà negli Stati Uniti d'America tra i due massimi esponenti delle due grandi superpotenze. Non potevamo, perché il problema della pace è un problema che riguarda tutta l'umanità e quindi anche Comiso, ma naturalmente per Comiso assume un significato e un rilievo particolare per quello che Comiso dal 1981 ad oggi ha significato, possiamo dire, nel mondo. All'incontro tra l'assessore provinciale al territorio e ambiente, avvocato Floridi, e le associazioni ed organizzazioni ambientaliste è intervenuta anche l'associazione italiana Libera Pesca, rappresentata da Corrado Tedeschi. A cosa è servita la riserva dell'Erminio, di cui ancora non è attuato il progetto? È servita semplicemente a interdirla a poche attività, quali ad esempio la caccia. Poi per quanto riguarda l'invasione, direi quasi, dei bagnanti poco rispettosi, che non tutti i bagnanti logicamente sono poco rispettosi, dei falò accesi con grave minaccia per la macchia foresta importantissima, ecco, si è ancora in una fase di attesa. Non crediamo che questo possa venire risolto con la riserva naturale, con il vincolo paesaggistico per quanto riguarda le costruzioni abusive, basterebbe già questo. Tutte le attività umane noi crediamo possano e debbano essere espletate nel territorio, chiaramente dove si è in presenza di un particolare biotopo di grande importanza, con particolare riguardo, con delle leggi più restrittive rispetto alle norme nazionali. La Lega Italiana per la protezione degli uccelli oggi all'incontro con l'assessore Floridia era rappresentata dal delegato provinciale Sandro Cavallo. Quello che pensa la LIPU sulla riserva dell'Erminio, installata soltanto sulla carta, è quello che pensa di tutte le altre riserve in realtà. Perché in Sicilia c'è una situazione delle riserve naturali incresciosa, vergognosa. Nessuna delle riserve naturali istituite in Sicilia è solo sulla carta e poi è andata in porto. Sempre impegnata sul fronte della tutela ambientale la Fondazione Mediterranea, il suo presidente l'architetto Venerando. Nonostante le grandi attenzioni che riserviamo alla macchia foresta, dobbiamo constatare che soffre di gravi problemi, che questi problemi anzi nel tempo si fanno più evidenti. Innanzitutto voglio riferirmi alla massiccia antropizzazione della macchia foresta, che è crescente e che sta letteralmente distruggendo le zone più rilevanti sotto l'aspetto anche vegetazionale, quindi floristico.